Le parole del portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americano John Kirby sono una tegola per Kiev. Stop agli aiuti, i fondi per l'Ucraina sono finiti. A quasi 2 anni dall'inizio della guerra si interrompono così l'assistenza e il supporto degli Stati Uniti nel conflitto contro la Russia, 44 miliardi elargiti fino a questo momento. Uno stop dal 19 gennaio, forse non definitivo, sul quale potrebbe giocarsi la campagna per le prossime presidenziali. Al Congresso si negozia fra la Casa Bianca e la maggioranza repubblicana alla Camera. In cambio di nuovi finanziamenti a Kiev, i trumpiani chiedono una stretta sui migranti. Sconcerto da parte del presidente Zelensky, che nella visita missione nei paesi baltici ha lanciato un appello a nuovi e più forti sostegni militari. Dall'Estonia ha dichiarato: qualunque pausa contro l'invasione di Mosca aiuterebbe il Cremlino a riarmarsi e gli permetterebbe di schiacciare l'Ucraina. Ma Tallinn non lo abbandona, pronti 1.200.000 euro. Una posizione in linea con l'Unione Europea, che fino a questo momento ha fornito 85 miliardi. Senza l'aiuto degli Stati Uniti si studia il piano B. Bruxelles pensa a uno schema di prestiti per aiutare Kiev con 20 miliardi di euro. Oggi il premier britannico Sunak sarà in visita a Kiev per annunciare un nuovo pacchetto di aiuti. Intanto Mosca alza di nuovo la voce. Medvedev è tornato ad evocare l'olocausto nucleare, mettendo in guardia l'Occidente dal fornire all'Ucraina missili a lungo raggio capaci di colpire in profondità il territorio russo. In tal caso, avverte l'ex presidente, Mosca sarebbe autorizzata a rispondere con armi atomiche. Russia prepara una maxi offensiva nei giorni che precederanno la scontata rielezione di Putin. Ne è convinto Volodymyr Zelensky in visita nelle scorse ore in Lettonia. Dice di aspettarsi un attacco poderoso dei russi nelle prossime settimane. Previsioni confermate anche dagli analisti militari, che segnalano importanti rotazioni operative di truppe russe sul fronte orientale, quasi certamente per intensificare gli attacchi e consolidare le posizioni. Zelensky sottolinea che la situazione è ora molto difficile al fronte perché, ammette, non abbiamo abbastanza armi. Presagi cupi che trovano riscontro in ciò che accade a Washington in queste ore. Biden a fine anno aveva sollecitato il Congresso ad approvare fondi supplementari per Kiev, una sessantina di miliardi di dollari. I repubblicani avevano bocciato la richiesta. L'assistenza americana all'Ucraina si è interrotta, conferma il portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale, John Kirby. I negoziati tra democratici e repubblicani proseguono per approvare comunque un nuovo pacchetto di aiuti. Un confronto sicuramente condizionato dal sospetto che $1 miliardo di forniture a Kiev, secondo un monitoraggio del Pentagono, sarebbe evaporato, svanito probabilmente nei meandri della corruzione. Il primo ministro britannico Sunak, oggi in visita a Kiev, annuncerà invece un nuovo pacchetto di aiuti all'Ucraina, 2,9 miliardi di euro per un biennio, 233 milioni in più rispetto ai 2 anni precedenti. Staremo a fianco dell'Ucraina nelle ore più buie e nei tempi migliori che verranno, annuncia l'inquilino di Downing.